La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Eccoci qua. Prossima missione. Devo riattivare, esatto, l'energia Gasworks. Sto per ripristinare la corrente a Gasworks. Ok, ti copro le spalle. Ti troverai addosso un paio di tizi di ghiaccio. Ti conviene di spartene. Sai che novità? Ricevuto. Oh, e questo è andato. Sai cosa? Questo lo eliminiamo prima ancora di fare l'obiettivo. Anche se adesso si dovesse esaurire un mischianto, tanto valeva farlo. Ecco qua. Meglio fare in fretta. Mica si scarica. Gasworks è di fatto un'enorme zona industriale. Le attività mercantili e petrolifere di Bertrand hanno lasciato il segno. Non è male, in effetti. Ecco qua, aspetta che prendo il cristallo. Lo so che non sono cristalli, ragazzi, però sappiate che continuerò per sempre a chiamarli così. Ok, fammi solo vedere se ci sono nemici. Non mi sembra, allora via. Riattiviamo la corrente. È lui, il grande conduit. Il grande conduit. Che onore. Venite qua. Anche dall'altro lato, eh? Via tutti. Aspetta. Via. Eh sì, ti piacerebbe. Io intanto resto qua, eh. Kaboom. Andati. Fammi solo vedere una cosa dei poteri. Ok, mi mancano ancora 2000 punti per la granata a grappolo. Aspetta. Preso. Che combo qua. Ah, è qua dentro. Un po' una mossa complicata, eh. No, forse mi sbagliavo, non era qua dentro. Però ho aperto il passaggio, quindi buono. Ma in realtà mi sbaglio, non mi indica dov'è subito il trasformatore. Mi indica dove sono questi qua giganti prima, per poterli eliminare. Ecco qua, vabbè, ascolta. Meglio per noi, ci semplifica effettivamente la vita. Strada un po' stretta qui. Se restiamo raso terra riusciamo a vedere anche se ci sono nemici piccoli, che vabbè, sono il meno dei problemi, però è sempre gente in meno che dovrei affrontare dopo. Eccoti qua, finalmente. Ci è voluto un giro assurdo per trovarlo questo. Beh sì, questo posto brulica di conduit di ghiaccio. Le spie di La Roche dicono di avere il controllo di quasi tutto il quartiere. C'è stato qualche avvistamento di recente. Nonostante gli attacchi, è riuscito a tenere in piedi gli affari. Ecco qua. Non ho bene ascoltato quello che mi ha detto Zeke, ma tanto. Erano tutte informazioni extra. Eccoci a un nuovo trasformatore. Per fortuna siamo in un punto alto, quindi di conseguenza chiunque deve arrivare lo vediamo. Dai, belli! Urbinetelo! Se sono fonte energetica, non è una minaccia! Ti piacerebbe! Arriva! Non chiederemo mai questo posto! Sì, ti piacerebbe! E lui!
se mi arriva. Hai ragione. Per una volta ti do ragione, nemico. Intensificare il fuoco! Sì, 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 intensifica, intensifica. Ecco fatto. Dammi un po' di energia, bravo. E con questo... addio. Prossima zona. Chissà dove cavolo è. Allora, prima mostrone di ghiaccio cattivo. Che virata. I piccolini che sono in T-pose palesemente. Ok, pensavo di averlo mancato e questo si è esaurito. Ma guardali che belli in T-pose loro. Che probabilmente il gioco non si aspettava che tu arrivassi a vederli tutti quanti. Eccoci qua. Un po' inculata questa zona, però. Mi stai dicendo che non è andata? Ma l'ho colpita, sono certo. Che tra l'altro, se non ricordo male, la zona dove andiamo adesso è una trappola. Eccoci qua. Finalmente siamo entrati dritti dritti qua. È l'ultimo call, è importante. Meno male. Hai ragione sulla zona in cui ho perso la bestia. Strano che sia scomparsa. No, sono sicuro che tornerà. Sì. Per ora non si segnalano ricadute causate dal missile. Probabilmente è esploso abbastanza lontano dalla città. Meno male. Ci mancava solo che, oltre all'arrivo della bestia, ci fossero le ritorsioni anche del missile. Ed eccoci qua! Finalmente. Oh no, è una gabbia! E ora? Signor McGrath. Mi piace il mio nuovo sistema di sicurezza. Minchia, bellissimo. Non c'è via di fuga. Non è niente di speciale. Inibirà la tua carica elettrica, ma le pallottole beh. Sono un'altra questione. Ingegnosa come trappola per topi, Bertrand. Che cosa vuoi? Ho capito dove tira il vento. Ho visto la mia autorità sgretolarsi da quando sei arrivato qui. E ora la bestia è a Newmarine. Non posso fermare quel mostro da solo. Già. Ma insieme. Oh, insieme. Saremmo eroi. Ah. Affare fatto? Capisco. È una proposta interessante. Già. Ho solo il leggero sospetto che quando ne avrai l'occasione mi pugnalerai alle spalle. Ascoltami, Bertrand. Vuoi che io salvi la tua città? Vuoi che uccida la bestia? Fammi uscire da qui e levati dai cazzo di piedi. Vorrei tanto avere fiducia nelle tue abilità, ma se non sei con me, sei contro di me. Sei contro di me. Sei contro ragazzi. Di me. Ragazzi! Bertram, non lo sai, vero? Non c'è posto per te in questo mondo, Mr. McGrath. Un colt, il mostro che irride il naturale ordine delle cose. Forse mi hai aiutato nella mia missione. Dio forse ti ha perdonato per ciò che sei. Da dove esce questa elettricità? Tutto quello che ti attende è la dannazione. Sì. Ma io tra l'altro avevo delle cariche ioniche. Per qualche arcano motivo non ne ho più. Ottimo lavoro, ragazzi. Fate in modo che nessuno trovi il corpo. Certo. Vediamo se qua riesco a sopravvivere. Ho bisogno di aiuto. Sì. Presto. Arrivo, fratello. Dai. Bravo, Zeke. Hai visto?
questo Zig Dunbar, un uomo d'azione. Yeeha! Dove sei? Ok, ti tireremo fuori da lì, tranquillo. Stai bene? Minchia! Una favola! Ehi, Zig. Ti ho trattato di merda. Mi dispiace, amico. Ti ho fatto una bella carognata, Empire. Non devi scusarti. Già. No. Mi hai sempre guardato le spalle. Grazie. Senti, io non ti chiamo fratello perché mi piace il suono. Devo andarmene. La milizia arriverà a momenti. Beh, a questo giro riportare l'elettricità ha richiesto più tempo del previsto. Ah, quasi mi scordavo perché stessi venendo da te. Un mio contatto nella milizia pensa che ci sia un nucleo esplosivo nascosto da qualche parte nel magazzino di Bertrand. Vale la pena controllare? Beh, direi di sì. Che si trova qua in fondo. Prossima missione: Conduit sotto costrizione. Zig, sono al magazzino. Sicuro che qui troveremo un nucleo esplosivo? L'ho sentito questo? Da un mio amico della milizia. Dicono che si trovi in una cassa con sopra il loro simbolo. Beh, speriamo che non sia lui il suo amico. Tra l'altro hanno fatto fuori uno di ghiaccio. Ho trovato una cassa. Eccola qua. Dentro una cassa. Questo sarà il nucleo esplosivo più facile che abbiamo mai trovato. Ne dubito. No, niente nucleo. Ho trovato gli atti di proprietà di altri tre magazzini. Chiaro. In tutti e tre dobbiamo andare a vedere. Forse l'idea era giusta. Abbiamo solo sbagliato magazzino. Diamine, dovremo ispezionarli tutti. Sai che novità. Più che altro è nostro! Dove cacchio siete? Perché eravate di sopra, scusami? Vabbè, allora. Risolviamo un attimo la cosa nel modo più rapido. Ecco qua. Kaboom! Ecco qua. Una bella scarica di energia e calcio al culo. Testata, stavo dicendo, calcio al culo. Dove sei tu? Beccati questo. I tizi di ghiaccio sono schierati in forze. Forse stanno cercando il nucleo esplosivo, meglio fare in fretta. E stai giù. Dunque, una cesta con il loro simbolo. Ah, ce ne sono altre anche qua sopra. Ah, ecco dove era l'inghippo. Eccola lì. Vabbè, meglio che nulla. Ho dei frammenti. Ma mi manca il nucleo esplosivo. Senti, amico, sono certo che là fuori ci sia un nucleo esplosivo. Continuiamo a cercare. Vado. Ecco qua. Ma perché se lo faccio io? Vabbè, vaffanculo, dai. Ah, subito trovata, dai. A questo giro è stato facilissimo. Forza, stronzoni di ghiaccio. Litigate fra di voi. Io intanto mi occupo di questa. Niente. Mi spiace, amico. Senti, forse... forse dovremmo rinunciare. No, c'è ancora un magazzino. Esatto. Deve esserci un motivo se sono così ben difesi. La verità è che io ho attirato i tizi di ghiaccio per litigare con quelli della milizia. Proteggete la merce. Ecco qua. Più che altro vorrei una carica ionica da qualcuno. Oh, ma guarda, un tizio di ghiaccio grande morto. Allora, aspetta.
Ci dovrebbe pure essere. Esatto. Bravo. Eccola. Vai, 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 subito. Andata. No, lui. Lui me l'ero completamente scordato della sua esistenza. Ma che diavolo è? Minchia il framerate. Allora, aspetta un attimo. Mettiamo la granata a grappolo. Forse devo colpirlo alle giunture? No, non mi sembra. Allora, le granate funzionano almeno. Sappiamo per certo questo. Mi serve energia. Allora, proviamo anche a lanciargli addosso le macchine, magari. Le macchine, hai voglia che funzionano. Sì, se solo lui stesse fermo. Meno male che c'erano delle centraline elettriche. Manno di ghiaccio per cosa, scusami. Comunque, la granata a grappolo magari no, usiamo quella appiccicosa. Kaboom. Ah, ecco, vedi? È esattamente come mi ricordavo. Dovevamo colpirlo ai punti più chiari. Sì, se solo lui stesse fermo sarebbe più comodo. Ma gli è riapparso il braccio. Allora, anche questo qua facciamo prima lanciarglieli da soli i razzi. Ah, mi serve ancora energia. È morto? No, mi serve il colpo finale. Ecco qua. Ah, oh, energia. Ascolta, se volete sopravvivere dovete collaborare. Porca troia, mi è arrivato un cubo di ghiaccio addosso. Sto stronzone qua di ghiaccio è tosto, eh. Però tosto quanto vuoi, sì. Ma finalmente è morto. Sì. Crackete. Mi arrendo. Bravo, che tanto ti ho anche aiutato. Oh, speriamo ci sia. Indovina un po', Zick. Buone notizie? Oh, sì. Siamo davvero felici. E c'è un extra. Sembra proprio la valigetta di Bertrand. Credevo che Bertrand avesse creato questi mostri per riguadagnare il rispetto di Newmare. E invece? Ma no, cazzo, c'è molto di più. Vedo liste di schiavi conduit inviati per nave in ogni parte del mondo. Superuomini in scatola venduti a qualunque signore della guerra che possa permetterseli. Minchia. È impossibile. Quell'uomo da solo sta dando il via a una nuova corsa agli armamenti. Le nazioni si battono per il controllo di persone e di distruzione di massa. È strano, però. Può essere che venda tutto? E che lo faccia solo per soldi?
Cerca di comprare il rispetto di qualcuno? Vuole aprirsi le porte del paradiso? No, non ha senso. Gli uomini come lui credono di dover salvare il mondo come nella Bibbia o roba del genere. Non riesco a mettere a fuoco la situazione. Effettivamente non mi ricordo neanche io molto le sue motivazioni, sai? Solo un civile ferito? Oggi è un grande giorno per la salvezza dell'umanità, allora. Allora, cosa c'era nella valigetta? Sto ancora cercando di capirlo. Sembri stanco. Passa di qua, rilassiamoci un po'. Sì, va bene. Forse dovrei. Birretta? Birretta?